È un giorno speciale perché viene data dignità a questo territorio, a questa città, finalmente una sicurezza che prima non avevamo. E quindi è un percorso virtuoso che comincia oggi, che credo proseguirà nel tempo e ci consentirà realmente di poter affrontare il nostro futuro in maniera diversa, più serena, più tranquilla. Chiuso nel 2013, poi riaperto, trasformato negli ultimi tempi in ospedale Covid, riapre l'ospedale di Agropoli con 7 giorni di ritardo su quanto previsto per le difficoltà avute dall'ASL a trovare alcune figure professionali. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, definisce questo 9 luglio per la sua comunità un giorno speciale da ricordare e ringrazia il governatore della Campania che l'ha reso possibile. Oggi questo è un bellissimo ospedale che dà serenità a tutte le famiglie di Agropoli, ma che rappresenta anche un elemento di certezza per i flussi turistici, per gli operatori commerciali e dunque davvero credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Rassicura De Luca che l'ospedale non sarà chiuso e garantirà tutte le prestazioni ad esclusione dei codici rossi. Un nuovo tassello per migliorare la sanità cilentana, dice sempre De Luca, che ricorda come sia stata costante l'attenzione della regione Campania su questo territorio. Abbiamo salvato il punto nascita di Sapri. Non dimenticate le polemiche, c'erano alcuni che a Roma dicevano A e nel Cilento dicevano Z, a Roma chiedevano di tagliare e poi nel Cilento facevano i comunicati stampa. Abbiamo salvato anche Sapri realizzando un modello organizzativo di ospedali riuniti del Cilento che ci hanno consentito di non chiudere anche i punti nascita, quindi credo che abbiamo fatto un lavoro di grande serietà, di grande correttezza e soprattutto un lavoro che dà serenità alle famiglie e che conferma, almeno per quello che mi riguarda, che quando si dà la parola la si mantiene.